You can teach me your game without reason. Mister, come li chiama lei, i titolari che arrivano dalla panchina hanno dato una dimostrazione di saper giocare a calcio. Sì, diciamo che questa sera siamo riusciti a esprimere un gioco migliore, diciamo, della partita del campionato, perché anche il campo lo permetteva. Abbiamo visto la velocità di gioco, che abbiamo dei giocatori comunque che ultimamente non stavano giocando, che hanno fatto grandi prestazioni. Questa dimostrazione di un gruppo, di un ottimo gruppo, dal capitano Bizzotto a tutti quanti gli altri giocatori, hanno dato risposte a livello tecnico, a livello personale e soprattutto a livello di squadra, che siamo un'ottima squadra e abbiamo anche degli ottimi giocatori in panchina che hanno voglia di giocare. L'hanno dimostrato questa sera e questa sera ha avuto risposte importanti sotto tutti gli aspetti, sia tecnici, tattici, ma soprattutto di valori di squadra. L'atteggiamento è stato un atteggiamento da apprezzare. Ma l'atteggiamento viene se tu giochi a calcio, quindi siamo stati compatti, abbiamo giocato, il Padova ci ha pressato, il Padova ha avuto le sue opportunità, è arrivato addosso fisicamente, però oggi c'era un campo migliore per giocare, quindi abbiamo fatto girare un po' di più la palla e abbiamo avuto molte più occasioni, chiaramente, attraverso il gioco. Ripeto, questa è Coppa Italia, è un'altra partita, però ci prendiamo tutto quello che c'era questa sera da prenderci, perché non era semplice. E sono molto contento, dal Bizzotto a Bianchi, a Oliviero, a Pasini, a tutti quanti quelli che hanno giocato, a tutti quelli che hanno giocato e soprattutto a questa squadra che ha dimostrato di avere dei valori importanti. Quindi i nostri tifosi sono contentissimi per i nostri tifosi, perché sanno che hanno un gruppo, non solo 11 giocatori, ma 26 giocatori di grande spessore. Il gol di Bianchi abbiamo visto per un gesto, come dire, mamma che cosa ha fatto. Ma sì, perché Davide è un ragazzo veramente eccezionale, come tutti il resto che hanno giocato anche questa sera. Perché anche Oliviero siamo contenti che ha fatto gol, perché ci prova dall'inizio del ritiro, questa maledetta ci prova dall'inizio del ritiro e oggi è stato premiato, ma sono contento anche per la prestazione di tutta la squadra, perché poi i singoli giocatori, sappiamo benissimo, in C facciamo fatica a trovarne qualcuno che fa la differenza fa la mentalità e la squadra, e questa sera Vicenza ha avuto mentalità e ha giocato da squadra. Quanto è stato importante anche avere la voglia di riscattarsi, di rivincita? Ma più che rivincita è una partita diversa, io ai ragazzi l'ho detto, mi interessa solo vedere l'atteggiamento e che tutti si propongano nel migliore dei modi, come sappiamo, per le qualità che abbiamo. Oggi, questa sera la partita è andata bene, quindi siamo contenti di aver passato il turno, chi affronteremo lo vedremo il 27 oppure fra poco ci sarà il sorteggio. Quello che contava stasera è vedere la squadra, okay? Le risposte sono venute tante, positive, anche in virtù che andiamo a giocare a Trieste, qualche giocatore potrebbe anche giocare. Cambiato anche schieramento in campo, anche se poi, come dice sempre lei, conta più la voglia, l'atteggiamento, l'intensità, cioè il modulo ha la sua importanza, ma non è certamente la priorità. No, però sicuramente volevamo provare il 4-4-2 con Giacomelli largo e con Zarpellon qui a destra. Ci sono state delle buone giocate, chiaramente da affinare, da migliorarle, perché sappiamo bene, perché le caratteristiche erano queste, sono stati bravi i due centrocampisti, Zonta e Manuello, che oggi hanno fatto veramente una prestazione di alto livello, come tutta la squadra, e questo potrebbe essere anche un'opportunità, perché nel futuro non bisogna giocare solo in un modo, quando affrontiamo determinate squadre probabilmente questo modulo qua ci consente di avere più riferimenti e avere più qualità. Una risposta importante in vista di una gara difficile domenica a Trieste. Adesso si può cominciare a pensare anche a quella. Sì, da domani pensiamo alla Triestina, che chiaramente in casa è un rullo compressore nell'ultimo periodo. Ha perso 3-0, sarà arrabbiata, però noi siamo consapevoli della nostra forza. Perché gli ho detto, dopo la sconfitta di Padova, abbiamo detto Vicenza è forte. Ai ragazzi ho detto noi siamo forti, l'importante è rimanere tranquilli, continuare a lavorare. Siamo un gruppo nuovo, abbiamo tanto da migliorarci ancora. Ma i valori di questa squadra sono alti, e quando c'è quei valori alti, con il lavoro, con quella voglia di voler stupire, con la voglia di essere diciamo protagonista, secondo me questo Vicenza può regalarci soddisfazioni.